Qualcuno si è fatto un'idea, io la racconto dal punto di vista mia di quella che si è ritrovata in queste notti. Simona Baldante, autrice di Figlia di una vestaglia blu. Come è nato il libro e di cosa parla? Sì, il libro è nato dopo la mia tesi di laurea sui lavoratori impegnati nell'alta velocità nel Mugello. Cercavo appunto di indagare il rapporto fra queste tute arancioni prevalentemente che venivano dal sud Italia e il rapporto con gli abitanti del Mugello. Facendo questa sorta di indagine insomma sociologica sul campo ho ricordato via via tutto il mio passato di figlia di operai prevalentemente sulla figura centrale di mia mamma, che è la vestaglia blu del titolo, che ha passato per quasi 35 anni la sua vita a cucire i jeans rifle di Barberino del Mugello, e quindi ricucivo questa storia del mondo operaio del passato con quella del mondo operaio del presente, quindi del tessile e dell'edilizia, un'edilizia anche particolare legata a queste grandi opere, attraverso anche una ricucitura delle ferite che mi portavo dietro sia come figlia di operaia sia per quello che vedevo nel mio territorio, quindi il Mugello devastato dalla grande opera, da queste gallerie perforate che sanguinano acqua, proprio perché hanno perso falde, fiumi e tutto quanto, come poi è stato riportato sulla stampa anche nazionale, e la ferita di questi lavoratori lontani da casa, dalle loro terre, dalle loro famiglie, spesso invisibili, chiusi in questi campi base, no? Colorati di bianco, e quindi un colore totalizzante anche che li cancella come figure. In più il sentimento che ci sta dietro queste classi operaie è un po' dimenticate dal presente, dai media, ma anche dalla rappresentanza politica e sindacale. La mia gente non ha certo un nome, trova sui libri di storia, a volte perduta, a volte arrabbiata, o allegra, o sola, o ubriaca. La mia gente non è originale, e parla con parole strane, ma cammina per strada, sogna e lavora, confusa, inquieta e contorta.